Bella a tutti ragazzi, sciacari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi secondo giorno qui a Terni Comics e anche oggi andiamo a chiedere ai cosplayer che stanno qua in giro, ai cosplayer perché sono cosplayer, cioè per motivo che stanno a fare cosplayer, qual è, cosa li ha spinti ad avvicinarsi a questo mondo un po' così, un po' particolare, fantastico, così andiamogliela a chiedere. Ma ovviamente dopo, che come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e battute cosplayer di fare sempre, dai, andiamo a chiedere ai cosplayer perché sono cosplayer. Allora, sto chiedendo a tutti quanti, anche se voi siete i primi, perché avete scelto di fare il cosplay? Perché siete cosplayer? Perché? Io per due motivi. Uno, perché mi piace tanto il mondo del cosplay e mi piace mascherarmi. E poi, vabbè, oggi ho messo Lumine che ieri ho preso Shinobu. Ok, tu invece perché? Come hai fatto ad avvicinarti a questo mondo? Io, cioè, ero da sempre fan degli anime, perché avevo visto tipo un anime mio preferito che dopo sono diventata ossessionata, e poi ho scoperto i cosplay, quindi ora li faccio per divertirmi. Per divertirti, lo fate sempre insieme? No, non certe, certe volte. Da quanto tempo fate, vi siete avvicinati a questo mondo del cosplay? Dall'anno scorso. Vi piace? Ovvio. Sì, è il primo cosplay questo che fate? No. Io più del 10esimo. Più? Il 20esimo, credo. Maronna me. Ragazzi, votate qua sotto nei commenti che voto date a questi cosplay da 1 a 10. Chi è? Che personaggio hai detto che siete? Lumine e Ayaka. Sì. Dai. Ciao. Tu sei parecchio inquietante. Possiamo dirlo? Lo diciamo, è parecchio inquietante. Che personaggio è il tuo? Allora, qua metto la reverse card, vediamo se indovini. Vediamo se indovino. Ti do un indizio. Dimmi. È un film horror del 2003. Un film horror del 2003? È il remake di un film del 1974. Dimmelo tu che film è. Ok, non aprite quella porta. Non aprite quella porta, giusto, porta o porta, vabbè, è uguale. Ma la mia domanda è che sto a fare un po' a tutti quanti, okay. È perché ti sei avvicinato al mondo del cosplay? Cioè, da dove ti è venuto in mente di fare cosplay? Oh, perché diciamo la mia ragazza già lo faceva in passato e quindi mi ha fatto avvicinare a questo magnifico mondo. È stata lei, tira più un pelo di ragazza. Letteralmente. Tu invece fatti vedere bene. Oh, tu invece che personaggio sei con sta mano infuocata così? Che personaggio sei? Oh, rispondi. Oh, ah, ma è manichino, sì. Ma a voi due che venite col casco, con la moto, guidi tu la moto? Ho una mezza specie di Harley. Ragazzi, che personaggio siete? Diciamoglielo. Allora, io sono uno di Uber, che io ho comprato la stessa roba, ma è un motociclista. Tu sei uno di Uber? Uber, quello no. No, è un'altra cosa quella. Tu invece? Io sono una bambola. Tu sei una bambola, è una bambolona. Ma io sto chiedendo a tutti quanti cos'è che vi ha fatto avvicinare al mondo del cosplay, cioè perché state vestiti così, perché avete scelto questi hobby tra i milioni di hobby che ci sono. Perché? Dimmelo. Ma in realtà questa è la mia prima volta. È la tua prima volta. Applaudiamo tutti quanti, la sua prima volta. Bravo, tu invece? Questa invece è la mia quarta volta e l'ho convinto a venire con me. Ah, vedi, l'hai convinto tu, sì. Allora ti vieni con te. La prossima volta tu fai la bambola e lui fa il bambolone. Fai il bambolone, fai il bambolo, fai ciacchi, quello che è il bambolone, tutto. Sì. Mi piace, raga, mi piace. Quindi è la prima volta anche per te. No, da quanto tempo? Non me lo ricordo. Non se lo ricorda, raga, non se lo ricorda. Ma quanto sono fighi loro? Quanto siete fighi? Possiamo dirlo? Oh, allora io sto chiedendo a tutti quanti. Sto chiedendo a tutti qua, pure a te, a tutti quanti ve lo chiedo. Cos'è? Perché fra tanti hobby, milioni di hobby che ci possono essere, perché avete scelto proprio quello di fare il cosplay?
Allora, ho scelto di fare cosplay perché mi piace mettermi dentro i personaggi. Ok, voi invece perché? Io lo trovo divertente, è un passatempo che mi piace anche se è il primo che faccio e questo personaggio mi piaceva un sacco. Bravi, voi invece? Mi piace travestirmi dei personaggi che mi piacciono. Ok, tu? No, anche io mi piace travestirmi. Amici che non te se sente, non fare la timidona. Dai. No, anche io mi piace, oltre diciamo fare anche il personaggio, interpretarlo, è divertente. Ma è la prima volta che fate questi cosplay o già li avete fatti da tanto tempo? Prima volta, l'ho portato una volta a carnevale, questo e basta. Quindi questa è la prima volta per voi, sì, diciamo. Per oggi ne abbiamo visti anche altri che è la prima volta. Quindi oggi facciamo per battesimo del cosplay, diciamo. Li porterete altre volte questi cosplay? Sì, perché sono gli unici che ho a casa. Ah, mi piace, a te piace Harry Potter? Non solo, perché io guardo pure i One Piece e ieri ero travestita da Rufy. Da Rufy, bravo! Ragazzi, scrivete nei commenti qual è il vostro personaggio di One Piece preferito, il tuo è Rufy, hai detto. Sì. E che casata sei tu di Harry Potter? Che casata... Che casata sei tu? Grifondoro. Voi invece che casata siete? Scrivetelo nei commenti. Sailor Moon. Tu sei Sailor Moon? Perché ho messo schifo. Eh? No, niente. Sailor Moon. Sei Sailor Moon tu? No, non è. Raga, ho fatto una cazzata, la figura di merda giornaliera. L'ho fatta oggi. E allora che personaggio? Via, quanto vergogna. Togemiko di Mario Academia. Ah, vedi, no, vedi. Ho sbagliato anch'io il suo. Ma gli mancano le siringhe, gli mancano. Ah, questa nel camerino, le ho usate dopo le siringhe. Ma perché ti devi bucare per forza? Ah, tu fai con la bacchetta. Non diciamo cosa un fa con la bacchetta. Ah, allora, raga, qua ci stanno due supereroi. Lui è Batman e lui è Spider. No, è al contrario, vabbè, abbiamo capito, insomma. Ma io sto chiedendo a tutti quanti perché tra i tanti hobby, suonare la chitarra, giocare a pallone, drogarsi, magari avete scelto il hobby del cosplay. Perché? Allora, nel caso mio è stata un po' una rivincita, nel senso, io fino a qualche anno fa pesavo circa 100 kg, fisicamente insomma non ero... Ah, faccio ragazzi! Esatto, fisicamente non ero nelle condizioni, però ecco, l'amore per il personaggio, cioè per Spider-Man, e anche un po' la voglia comunque di mettersi, perché no, anche un po' in mossa, ma semplicemente per una cosa mia, per un obiettivo mio, di un percorso che stavo facendo, che ho raggiunto, ho voluto anche intraprendere questa strada del cosplay, che mi ha dato sicurezza e finalmente mi sento bene con me stesso e posso rappresentare un personaggio che per me vuol dire tutto. E sei riuscito a dimagrire? Ah, possiamo certo dirlo, vedi? Vedi, guarda che fisico Spider-Man. L'obiettivo è stato proprio quello, diciamo, dimagrire per poter impersonalizzare Spider-Man. Beh, vedi, queste sono è un'idea. Se hai problemi a dimagrire, infatti l'obiettivo, diventa un cosplayer. Prova a essere Spider-Man o qualcuno Kazentai e dimagrisci. Però diciamo, per prima cosa, al di là di questo, diciamo, per noi il cosplay, parlo almeno per me, ma anche per il mio amico, noi facciamo beneficenza, a noi ci piace. Vero. Poter... E a tal proposito, glielo chiedo pure a Batman, a tal proposito, perché hai scelto fra i tanti hobby, come ho detto, a Spider-Man, quello del cosplay? Mi piace fare la sauna. Mi piace. Ma tu dentro, tu non stai facendo altro, tu dentro c'hai le ventole oppure i ghiacciaietti, quelli delle borse termiche, te le sei messi dentro, di a verità. Il pacchetto della Formula 1 che tiene fresco. Bello, mi piace. Dove te lo sei messo? Non si dice. E quindi dicevo, tu fai anche beneficenza, mi ha detto Spider-Man. È vero o no? O hai detto una cazzata? È vero. Facciamo ospedali e case famiglie. Bello, mi piace. Cosa andate a fare in queste case, in queste famiglie? Incontriamo bambini, incontriamo ragazzi che hanno delle difficoltà, quindi... Giusto, quindi vedi, è supereroi sia nelle fiere che anche fuori, che non si trova tutti i giorni, diciamolo. Tu con gli spadoni, fai vedere i spadoni, mamma mia, me sto a caca sotto. Che personaggio è il tuo, diciamoglielo? Era Jäger di Attack on Titan. Oh, ma io sto a chiedere a tutti i cosplay che vedo in giro,
fra i tanti hobby che ci sono al mondo, quello di giocare a pallone, quello di drogarsi, perché avete scelto proprio l'hobby del cosplay? A me mi ha sempre affascinato perché ho visto tanti video su YouTube di tanti cosplay, sia italiani che americani, okay, di tutte le nazioni, e ho deciso proprio di farlo sul mio anime preferito, Attack on Titan. Attack on Titan, che il personaggio tuo preferito di Attack on Titan qual è? È Ray Jaeger, anche se ho anche una cotta per Levi Ackerman. E qua ci sono le cose. Questo l'hai fatto tu, l'hai comprato, l'hai rubato? No, in parte l'ho comprata, in parte l'ho fatto io. E in parte l'ha rubato. No, non l'hai rubato. No, non ha rubato niente. Ancora, non ha rubato niente. Ma questo Deadpool forse l'abbiamo visto da un'altra parte. Esatto. Al film. Se non avete visto il film, vivete in una grotta. Fate schifo. Allora, diciamogli, per lui che non ha visto il film, che è ignorante, è una merda. Che personaggio è il tuo? Cowboy Pool, però lui che è ignorante, dice: ma Cowboy Pool non esiste. E invece? Esiste. Ignorantone. Ignorante, perché esatto. Hai scelto sto personaggio di Cowboy Pool? Allora, mi piacciono sempre i cowboy, mi sono sempre piaciuti, perché appunto hanno anche una revolver che a me piace un sacco. E poi anche per l'outfit, che comunque era facilmente trovabile. Ma vediamo, questa è la novità, questa è la domanda la faccio solo a lui perché sta vestito così, speriamo che la sappia, Speriamo. Allora, mo mi devi dire la verità, esatto. Vediamo se lo sai. Cowboy Pool nel film l'ha fatto un personaggio, una molto persona, famoso, sì, la sì. Persona. Chi è quella persona? Diciamo un attore. Forse diciamo, mi ricordo il cognome. Diciamolo. Mac. Come si chiama? Mac. Mac continua. David può essere David McConaughey. Sì, è lui. E l'ha fatto lui, effettivamente. Bel personaggio. Non si sapeva perché c'aveva la maschera faccia, sì. Però alla fine era lui. Quindi, mo ti stavo dicendo una cosa. Tra tanti hobby che ci sono nel mondo, quello di andare a correre, giocare a pallone, il bricolage, drogarsi magari, perché hai scelto questo hobby, proprio il cosplay? Perché? È sempre interessato, poi ho anche altri amici che lo fanno, ho detto perché no? Perché? Quindi ti sei avvicinato. Esatto, beh, è una cosa molto divertente. È il tuo primo cosplay questo? Sì. Complimenti, possiamo grazie. Dire, hai scelto proprio il momento preciso, sì. con il cosplay giusto del momento. Lo so. Mi piace, grazie, raga, votate grazie. Nei commenti che voto date a Cowboy Deadpool, raga, a me personalmente piace e a lui pure. Piace molto. E quindi ragazzi abbiamo visto alcuni cosplay perché si sono avvicinati al mondo del cosplay, alcune cose erano molto particolari, altre addirittura era la loro primissima volta, quindi abbiamo visto il motivo perché fanno cosplay. Voi invece cosplayer che state guardando il video, scrivete qua sotto nei commenti perché fate cosplay. Noi invece ci vediamo ragazzi a un prossimo video in un'altra fiera che non so ancora quale, ma ci sarà un altro video in qualche altra fiera, rompe palle sempre ai cosplayer. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale Shokari!